Ciao a tutti ragazzi, sono Nefuko199 e benvenuti in questo nuovo video. In questo video farò una recensione riguardo un manga abbastanza particolare, un'uscita abbastanza particolare che ultimamente ha suscitato molte critiche ed elogi. Sto parlando di Teen Bride, un manga uscito a maggio 2014, le uscite sono a cadenza mensile e questo è uscito al prezzo di 4,30 edito per la Star Comics nella stessa edizione di Crazy for You, quindi la Standard Edition della Star. E l'autrice è la stessa di Love Begins, un manga appunto di Kana Minami. Allora, il manga si apre proprio con la frase "Ogni suo desiderio è un ordine". Difatti, il giorno del suo 16° compleanno, la nostra protagonista riceverà una sorpresa che inizialmente non le sarà molto gradita. Si parla perciò di un matrimonio combinato con uno dei ragazzi che fanno parte praticamente della sua scuola, che sarebbe un suo, diciamo, senpai, e che non è altro che il figlio degli amici, dei genitori della protagonista, che appunto è lì in copertina e si chiama Karin. Questo ragazzo non è altro che Senpai Tsurugi, però inizialmente la nostra protagonista non lo saprà. Difatti, la protagonista non vuole assolutamente sposarsi a 16 anni per imposizione del padre, anzi, appena compiuti esattamente 16 anni per imposizione del padre. Tant'è che si rifiuterà categoricamente, dicendo che ogni suo desiderio deve essere esaudito. Quindi, se lei non vuole sposarsi con un ragazzo per imposizione dei genitori, di conseguenza i genitori non la devono assolutamente costringere a farlo, perché lei viene considerata, diciamo, una specie di principessina, essendo appunto la figlia di genitori abbastanza alquanto ricchi. Solo dopo aver scoperto che questo ragazzo è in realtà il suo primo amore, ossia il senpai appunto Tsurugi, la ragazza fingerà di essere, diciamo, accondiscendente riguardo alla decisione presa in particolare dal padre, non dalla madre quanto dal padre, e quindi deciderà di sposare questo ragazzo. Questo ragazzo lei si presenterà in maniera abbastanza, devo dire, carismatica, dicendo comunque di essere molto contento di sposarla, e Karin, chiaramente, essendo innamorata di lui, ne sarà contentissima. I due si sposeranno, una cerimonia comunque riservata soltanto a pochi per proteggere la ragazza magari anche da qualche insulto da parte dei suoi stessi compagni di classe e di scuola. E in realtà però sarà anche fatta in privato questa cerimonia per proteggere anche quello che è il ragazzo, che comunque è il ragazzo praticamente più popolare, se non mi sbaglio, della sua scuola. Di conseguenza, per mantenere salda la sua reputazione, il ragazzo non dovrà assolutamente far sapere a nessuno di aver sposato Karin. Una volta andati a vivere però, sempre per imposizione dei genitori, in una casa in cui i genitori di Karin avevano abitato da giovani, i due si renderanno effettivamente conto del vero lato caratteriale peggiore dell'altro. Primo, Karin si renderà conto del fatto che questo ragazzo si è sposato con lei soltanto, anche lui per imposizione dei genitori, del fatto che comunque non è innamorato della protagonista, e in particolare del fatto che è un ragazzo alquanto rude, nel senso che dice le cose in faccia, schiettamente, senza assolutamente peli sulla lingua, tant'è che molte volte non sarà titubante ad offendere anche Karin. Invece, dall'altro lato, vediamo il ragazzo che si rende conto del fatto che Karin sia una persona totalmente imbranata in tutto quello che fa, sebbene a prima vista sembra una vera e propria principessina, cosa che lei, fra l'altro, crede di essere già. I due comunque inizieranno a convivere come dei veri e propri estranei, secondo quella che è la filosofia del ragazzo, che sarebbe questo ragazzo che vedete qui sul retrocopertina a fianco della nostra protagonista Karin. Solamente in seguito a tantissime cose che accadranno all'interno del manga, tanti discorsi che faranno i due, inizieranno pian piano ad avvicinarsi, anche se questo avvicinamento comunque non sembra per adesso far presagire un vero e proprio amore, anche perché il ragazzo è consapevole dei sentimenti della nostra protagonista, ma come ha già detto lui più volte all'interno del manga, non li ricambierà, però comunque potrà rivalutarla, e la ragazza si metterà d'impegno per far sì che questo effettivamente avvenga. Questa nel complesso è la trama del primo numero. I protagonisti sono ben sviluppati, le vicende si evolveranno in maniera davvero ottima, a mio parere, eccellente. Il manga mi ricorda tantissimo Love Begins, per il semplice motivo che il ragazzo sembra avere più o meno, a grandi linee, lo stesso carattere di quello che è Kyuta, il protagonista maschile di Love Begins. La ragazza però è molto diversa rispetto a Tsubaki. Io, difatti, quando ho dei manga di una stessa autrice, cerco di fare un paragone, in positivo e negativo che sia. Per quanto riguarda questo manga, è veramente, veramente un bel manga. Questo ve lo straconsiglio. Certamente sarà una lettura che continuerò,
po', perché mi ha preso tanto, Maga che mi piace, mi ha soddisfatto appieno quelle che erano le mie aspettative, eppure io comunque l'ho preso giusto per, anche se non mi aspettavo che Kanal Minami riconfermasse quello che pensavo riguardo lei già da tempo, ossia il fatto che secondo me sia un'autrice veramente molto capace di scrivere storie simili, quindi storie, scusate un aereo, quindi storie di una bellezza veramente sconvolgente. Il manga è bello, è molto bello, è un manga certamente che potrebbe soddisfare. Ok, un attimo. Potrebbe soddisfare non solo, diciamo, i lettori di manga in generale, assidui di manga in generale, come ad esempio me, ma in particolare i lettori, di questa categoria, gli amanti di questa categoria, quindi degli shoujo. Il mio voto per questo primo volume è un 8 pieno, lo merita assolutamente, anche 8 e mezzo meriterebbe, però non mi voglio sbilanciare, diciamo 8. Mi auguro che raggiunga il livello di Rob Begins, anzi addirittura che lo superi. I miei pareri nel complesso ve l'ho già detti, l'unica cosa che volevo aggiungere è che a fine, alla fine del manga c'è anche un episodio extra che sarebbe questo, ossia un episodio che riguarda la continua del manga di Love Begins, quindi vediamo cosa è successo dopo, che Kyo e Tsubaki comunque sono diventati grandi, maggiorenni, hanno intrapreso una relazione dopo che hanno superato anche i problemi che avevano con il signor Ananui per il fatto che comunque nutriva dei sentimenti per Tsubaki. E niente, quindi ho letto anche quell'episodio e personalmente mi è piaciuto tantissimo. Kanan Minami non si smentisce mai e questo manga me ne ha dato la conferma. Quindi io continuerò questo titolo che straconsiglio a tutti. Se dovete scegliere, ad esempio, fra Team Bride e Crazy for You, scegliete assolutamente Team Bride senza problemi perché veramente merita tantissimo. Oppure anche se avete la possibilità di prendere, se trovate i primi due volumi, prendeteli in blocco perché assolutamente ne vale la pena. Questo è il video, mi auguro vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiati e niente, ringrazio tutti i miei iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!